Sono tornata dalla montagna e dal lago ovviamente e volevo farvi vedere il video, sì il video, volevo farvi vedere un po' di acquisti che avevo fatto perché allora il lago non c'era neanche un negozio di trucchi, mentre in montagna sono stata nel Friuli, io ho sparso la voce che ero andata nel Trentino ma in realtà ero andata nel Friuli e sono andata però nel Friuli non c'era un paesino di montagna piccino e non c'era alcun negozio di trucchi. Quindi siamo andati in Austria a fare una passeggiata. Ho trovato un negozio di trucchi che si chiama Bipa. Qui c'ho anche lo scontrino, quindi faccio vedere la marca che si può acquistare anche online. Vedete qua sotto. E quindi niente. Le cose che ho comprato sono alcune mie e alcune che ho comprato non per me. Il primo ombretto è questo qui che si chiama, è il numero 21 e si chiama Silver, quindi è un grigio. Ora vabbè, l'ho già usato, so se si nota qui. Ah, e la confezione è questa qua, della Look. Mi pare un negozio tipo profumeria Marennaud, Sephora. Però un po' ristretto la Sephora, un po' un Marennaud che contiene marche. This watch. Che è. Oddio. Sì, non è molto pigmentato, eh. Cioè, sull'occhio devi fare molte passate per farlo vedere, però. Il testo era pigmentatissimo. Non è che mi faccia impazzire, cioè si vede, non si vede, è un colore un po' slavato per quanto mi riguarda. Il prezzo è stato 2,79 euro o 1,79 euro, e prezzi più o meno simili a quelli di Essence, se non. Sì, è simile a quelli di Essence, devo dire. Poi ho preso anche sempre della Look un colore che si chiama, è il numero 14, Ocean Breeze. Ed è qui, questo è favoloso. Tra l'altro c'è un ombretto di, eccolo qua, di Kiko, che io infatti questo blu volevo prendere e non prendere. Poi mi sono detta, certo, però questo è molto più pigmentato di questo qua. Vedete? Cioè alla fine il finish è lo stesso. Sono molto simili. Moltissimo. Ed è un bel blu, sinceramente è un bel blu. Io l'ho usato nella piega dell'occhio. E guardate quant'è pigmentato, cioè è una cosa pazzesca. È bello, molto bello. Sembra un blu viola sfumato, però devo dire che in confronto a questo qua della Kiko, che ora vi faccio vedere anche lo swatch di questo, che questo lì è molto pigmentato, ha dei riflessi pazzeschi così, poi lo andate a stendere. E vedete la differenza? Questa è Kiko e questa è quella, cioè questo sicuramente è molto metallizzato e ha un bel colore, però devo dire che questo è molto più pigmentato e sembra assomiglia un po' più a un blu. Poi ho preso sempre della stessa linea Stars numero 6, che è un oro bellissimo che devo dire che applicato sulla palpebra assomiglia molto al silver. Io non so come questo può succedere, ma assomiglia al silver. Questo è bellissimo. È bello, bello, favoloso come colore. Poi, sempre la stessa linea, più o meno, ho preso questo duo di ombretti, che questo non è per me però. Questo duo di ombretti che si chiama Earth and Sky, infatti la terra. Sì, il cuore e il cielo. E il numero 13. Questo non ve lo posso sbocciare perché non è mio. E poi, questo sempre non è mio, di questa linea qua, che boh, mi ricordo di Alberti Mac, non so perché, Madonna, non si ama, ecco. Questa linea che si svita. Questo si chiama Nude ed è il numero 13. Ed è questo marrone
bronzato, bellissimo, fenomenale, cioè fantastico. Io, vabbè, questi li ho provati con i tester, non posso farvi vedere lo swatch, però è bellissimo, cioè nel senso è fantastico. È un colore che secondo me su un bel sottotono giallo olivastro risalta moltissimo. Poi, sempre la stessa linea, si chiama numero 11 Comet o Camet, non lo so. È questo nero con i brillantini. Questo è per me. Ed è questo ragazzo, è bellissimo. Cioè, guardate la pigmentazione di questo. Ed è una botta di nero sull'occhio e è fantastico. Poi con questi glitter, cioè, questo io lo consiglio per fare un trucco in discoteca. Poi ho preso un correttore, che è questo qua, sempre della Look. Che ce l'ho anche sul viso, non c'ho fondotinta, ce l'ho sul viso. Devo dire che beh, il pennellino all'inizio era bianco, adesso è marroncino. Però devo dire che come correttore ha un effetto molto molto coprente. Ora io. Qui c'erano le vene, ora ve lo applico e le vene non si vedono. E questo qua si vede. E questo qua mi sembra 3 euro e qualcosa. Così. Poi un mascara. Si chiama Fantastic Curl. E lo scovolo è questo qui. Ricurvo. L'effetto mi piace molto. La cosa è l'odore che non è piacevolissimo, insomma. Poi ho preso tre eyeliner. Questo grigio che ho su anche adesso, l'avete visto prima, e questo qua si chiama set, si chiama Shadows, penso. Sì, si chiama Shadows e il pennellino è abbastanza rigido, si impugna benissimo perché è lungo, è come una penna praticamente, io lo impugno così e mi faccio la riga dell'eyeliner. Questo è l'applicatore, è di quelli duri, di quelli in felcro, o in felcro mi sembra si dica. Poi questo blu che si chiama 10 è numero acqua, cioè sì, si chiama acqua ed è numero 10. Ho scacchiato. E anche questo è un colore fantastico, io non ve li posso far vedere perché questo non è mio. E poi questo verde acqua che si chiama Petrol, quindi è un verde petrolio, non è un verde acqua. Questo invece ve lo faccio vedere perché è bellissimo. Una grande pecca che adesso vedrete è che questi devi fare almeno due passate perché alla prima c'è questa riga in mezzo, però alla fine il colore è bellissimo, cioè guardate che bel colore che è. Il blu praticamente è lo stesso che dell'eyeliner della Kiko, cioè questo è molto più intenso e brillante, questo qui al limite è un pochino, ha lo stesso finish di questo, quindi immaginatevi questo blu e fate magari con questo colore blu, è così praticamente. Non faccio lo swatch perché per levare questo, mamma mia, ci vuole. Poi ho preso infine due matite, una verde acqua e una. Non è verde acqua, è scritto petrol, è petrolio, e una invece grigia. Allora, quella grigia, io vabbè, l'ho già usata quella grigia ed è questa qui. Infatti, le matite sono queste. Allora, quella grigia si chiama Oxidized Silver, penso si legga così. Casual della Look ed è questo qua, è un grey, cioè bellissimo. È simile all'eyeliner che ho sugli occhi, devo dire, perché io con questo ho riempito gli spazi vuoti e devo dire che ha lo stesso colore, in effetti è molto simile. Poi invece questa qua, Petrol Glam, che è il numero 4. Inoltre ho preso anche un pennello che è bellissimo, sempre della Look, vedete? Che si trova in questa scatolina. Questo è un pennello fantastico, anche perché si intona con un pennello da blush della Essence. Questo pennello è davvero molto. Vedete quant'è denso, quanto è compatto e devo dire che la cipria si stende benissimo. Il fondotinta non l'ho ancora provato come si stende con questo kabuki. E quindi noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio.
E bacione, ciao!